Siete pronte? Oggi vi dovrete sfidare in una challenge super divertente per voi due, ma non tanto per me, e cioè tutto quello che riuscite a tenere in mano lo comprate. Siete pronte? A partire da adesso avrete 3 minuti di tempo per tenere in mano tutto quello che potete e comprarlo e portarlo a casa. Via! Non riesci neanche a staccarlo. Organizzati. Ce l'hai qua sotto, guarda. Quella, senza boccaglio. Aspetta, dammi giù anche sera. Dai, su, su, Vanessa. 1 minuto è passato. Hai 2 minuti di tempo, eh. Via, 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 passo. Via, via. Allora, Anastasia, hai in mente qualcosa? Qui no. Qui no? Allora andiamo. Dai, Vanessa, dai. Ci sono anche altri reparti, non ti devi soffermare nei giochini. Lo so, vabbè. Una palla, guarda. Vanessa, tu lo sai che se ti cade anche soltanto un articolo hai perso tutto, vero? Interessante, qui abbiamo del didò, la tempera per colorare, bello! Mi raccomando, non far cadere niente, eh? Vai Ani, è già passato quasi 1 minuto, eh? Federica in casa, grazie Federica. Vai Ani, Ani, il tempo sta passando, hai preso solo una cosa. Cos'è, amore? Un cagnolino. Ma infatti, abbiamo già il gatto. Anastasia, guarda che ti manca 1 minuto e mezzo, eh? Hai preso soltanto le tempere. Sei molto indecisa, Anastasia. Secondo me rimarrai con quello che hai in mano. Manca 1 minuto e 15 secondi. Vuoi un puzzle? Anastasia, no, ma come no? Dai, Ani, non hai preso niente. Qua ci sono dei peluche. Qua. Anastasia, manca 1 minuto. Vanessa, ti mancano quasi 50 secondi, eh? No, dai, no, ma non è vero. Certo che è vero. Il tempo scorre velocemente, cara. Vanessa, mancano 40 secondi. Sì, 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 sì. Tanto ti cadrà sicuramente qualcosa e tu perderai tutto. Vanessa, puoi anche decidere di non prendere più niente. Mancano 20 secondi. Io mi fermerei se fossi in te. A posto? Va bene così? Fatti vedere. Sei bellissima. Ok. 45 secondi. Come no? Era bello. Anastasia, mancano 30 secondi. Anastasia, mancano, guarda questa che carina, vai Anastasia, mancano 15 secondi, ok, 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
troppa Anastasia. Hai preso? Fammi vedere cosa hai preso. Non puoi assolutamente, il tempo è scaduto. No, assolutamente. Cosa hai preso? Le tazzine del caffè? Schifo. Puoi sempre lasciarlo giù, ma non puoi prendere niente. Dai. Amore, ma mi fai un buon caffè da oggi in poi? Ti ho detto che va bene così. Non mi interessa, l'hai scelto tu, sei tu che l'hai preso in mano. Puoi anche metterlo giù, però non puoi prendere nient'altro. Fammi vedere, ma hai preso una Barbie stupenda, un peluche e gli acquarelli. E se questo non ti piace, mettilo giù. Non puoi cambiarlo. La challenge è finita. Non... Anastasia, è una challenge. E le regole della challenge? No. Bravissima. Ma se ti cade dopo la sfida? No, non vale. Devi tenerli in mano fino alla cassa, no, no, eh? No, ma no, mi fa male. Però. Ma non vale perché la sfida è finita. No? Sì. Devi arrivare in cassa. Quindi, hai scelto di mettere giù il gioco e quindi fammi vedere un po' cosa hai preso. La Barbie. Un peluche di acquarelli, va bene. Sei stata bravissima, tanto a breve non saresti più riuscita a tenere nulla in mano, ok? Contenta? Attenzione! Allora amore, siamo venuti a mangiare perché stavamo morendo di fame. Poi quando torniamo a casa apriamo quello che sei riuscita a tenere in mano. Qual è la... Sì, è caduta. No, perché se non c'è una cosa è boom. È caduta per terra. Come alla mamma, come si fanno i miti poi? Mamma, tu sai chi fa i miti? Il mio compagno, perché lui ha le api. Sì, il suo papà è un apicoltore e quindi allora, chiediamo a lui. Senti Anastasia, amore, qual è il giochino che hai comprato, che sei riuscita a tenere in mano e che hai comprato e portato a casa, che non vedi l'ora di aprire? La Barbie, ma sai che lo sapevo, lo immaginavo. E chiediamo a Vanessa invece, ciao amore, qual è invece per te il gioco che tu non vedi l'ora di aprire, che sei riuscita a tenere in mano? Il gioco che sei riuscita a portare a casa perché sei riuscita a tenerlo in mano senza farlo cadere? Tutti e tre, però di più il gonfiabile. Il gonfiabile. E domani dove lo portiamo quel gonfiabile? Al lago? Il famosissimo lago di San Teodoro, dove tutti vanno a fare il bagno. Va bene, lo porteremo al lago. Salata alla carbonara, buon appetito. Anche a te amore, stavi morendo di fame. Ci vediamo a casa con l'apertura del gonfiabile, forse, se non è troppo tardi. E della Barbie. Dopo mangiamo un gelato. Sì! La cosa che mi piace più della Barbie è lei, ma poi anche perché è degli oggetti. Certo, bisogna scoprire tutti gli oggetti che ha la Barbie, vero? Sì. Dai, adesso mangia così non si raffredda e la gusti, ok? Buon appetito. Buon appetito, piatto pulito. Scusa Anastasia, hai detto che non ne vuoi più? Ma cosa hai mangiato? Due forchettate? Dopo vado a rivedermi il video e verifico quanta pasta c'era nel piatto appena arrivata. E quindi niente, cucciolini, se Anastasia non finisce di mangiare non potremo aprire la Barbie. Sì, io l'ho. No, amore, no, non si può. Allora, siamo tornate a casa, piene come delle uova. Vanessa, Anastasia è andata a prendere la forbice per aprire la Barbie. Vai, apri tu il primo giochino. Anche ciao, sei tornata. Allora, questa forbice è un po' strana perché non ne abbiamo altre, Vanessa. Abbiamo solo questa che quando taglia. Guardate un po'. Cosa c'è qua dentro? Abbiamo tagliato qualcosa. Rimane tutto a strati. Vanessa, non ti tagliare le dita. Anastasia, potresti non aver bisogno della forbice. Quindi Anastasia sta aprendo la Barbie e Vanessa. Il giochino fantastico per bambini di 2 anni. No! È l'ultima cosa che avevo preso. Giusto per prenderne qualcuna, vero Vane? Allora, ragazzi, io vi dico una cosa. O lo apre Vane o lo apre Ani. Allora. Vai Vane, dai. Tu che sei bravissima a montare gli oggetti. E qui casca l'asino. Allora. Ma ci sono... C'è più niente, Vane, non c'è più niente. C'è soltanto la base. C'è un altro ripiano da aprire. Astutissima Vanessa. Dai Ani, su che ce la puoi fare.
E Anastasia passa quasi in vantaggio, ma adesso usa la forbice tridimensionale per poter aprire la sua Barbie. Secondo me ti tagli le dita a strati anche tu. Ani, vuoi che ti do una mano? Mi fai paura con quella forbice. Ma come si taglia? Ma come si taglia? Oh, sarà mica una forbice. Tu cosa stai facendo? Ma stai facendo? Infilare questo robo. Stai infilando? Stai provando a infilare quel robo. Faccio io, Ani. No, non ce n'è. Mi spiace, qua a San Teodoro abbiamo solo questo. Anastasia, ti ho aiutato ad aprire questa Barbie. Ed è bellissima. Hai la gonna con sotto i pantaloni. Ma la chicca di questa Barbie, chi è? Io. Ciao, chicca. È il gatto. Dov'è il gatto super fashion di questo? No, guardate il gatto. Anastasia, ce lo fai vedere? Anastasia, guardati, non lo vedo, ci sono le tue mani dipinte addosso a questo micio. Vabbè, fa niente, glielo togliamo dopo l'elastico. Bam, bye, bye. Ecco ragazzi, aspettate, ecco. Che Anastasia li ha... No, ma gli togli gli occhiali super fashion. Allora, prima così. Guardate che bello il gatto di questa Barbie. Possiamo fargli indossare anche gli occhiali? Mi detto io. Ce l'hai anche tu gli occhiali, li abbiamo comprati oggi, poi li mettiamo. Guardate ragazzi, ha vinto. Mi sono caduti gli occhialini, ma guardate che sguardo dolce e assonnato che ha questo gattino. Ragazzi, Vanessa ce l'ha fatta, attenzione. Vanessa ce l'aveva fatta. Dai amore, ma dai, ma qual è la difficoltà? Guarda. Dai, vediamo se riesci. Eh già, è così. Ragazzi. Basta, basta. No, vedi. Allora, prima c'ha le treccine. Ah, delle treccine, bellissima. E poi sono, guardate. Dai, c'ha la base nera. Devi fare la tinta allora. Ah, i capelli che deve fare. Guardate ragazzi. Sì, è molto bello. Ma se io tolgo i pantaloni. Ma perché li devi togliere i pantaloni? Lasciala vestita, sta povera Barbie. Sembri, io da piccola facevo queste cose. Lasciala stare. Non la rovinare. Questo è cosa ragazzi, sono? Ragazzi. Cosa? Niente. Che accessori ha questa Barbie? Gliele leggendo. Ah, ma c'ha gli occhiali super fashion pure lei. Aspetta. Oh Vane, ottima scelta, eh? Ottimo gioco per bambini di quasi 10 anni, proprio bello, bravo. Allora, diamo un'occhiata a questa super Barbie, mamma come fashion. Cosa gli hai messo quindi addosso, Anastasia? Occhiali e braccialetto, bellissima, stupenda, pronta ad andare in discoteca. Cosa manca? La borsetta, bellissima. Ok, andiamo a ritirare i nostri giochini, vai. Accendiamo la luce. Barbie. Oh, vai. Sì, guardiamo, aggiungiamo anche questa all'elenco. Queste sono le nostre Barbie della Casa del Mare. C'è lei che l'abbiamo presa in aeroporto. Poverina, è finita in un sacchetto. Bacino la bimba, bacino. Sei una mammonina. Oh. Poi c'è lei che è qui da un anno. Che bellina che è, lei mi piace. Mi piace come si chiama? Lara. C'è lei. C'è lei. Lei è al contrario. Dal sedere la guardiamo. Grazie. Amore, è testa in giù, arriva il sangue al cervello. Lei. È incinta. È incinta. Ma tu puoi trattare così una mamma incinta? Stai strappando la pancia. Oddio, è nato, amore. Perché l'hai messa testa in giù? Le hai fatto venire le contrazioni. È nato il bambino. E cos'è, maschio o femmina? Vanessa? Femmina? È femmina perché è. E come la chiamiamo, Vane? Alice. Nel paese delle meraviglie. Chiamiamo... No, Alice. Piselina. Alice. Una pisellina. Oh, Giovannina. È una femmina. Vediamo. Giovannina, bellissimo nome. Chi? Si chiama Pinky. Lei si chiama Pinky? La mamma? Pinky, poi c'è. Lei? Sì. È l'ultima. È l'ultima, finalmente. Ma un maschietto non c'è? No. No. Non c'è. Non c'è il maschietto. Eccolo! Allora c'è il maschietto. Allora bambini, ascoltatemi bene. Adesso abbiamo fatto la challenge, ci siamo divertiti, avete preso dei regali. Non abbiamo ancora fatto vedere il gonfiabile che probabilmente faremo vedere domani al mare. Ragazzi, cosa? Cosa guardiamo? Ma l'ultima challenge. Ma l'ultima era quella di prima. Questa è la prima, eh. Ragazzi, ma voi non avete visto le bambine?
Ma non ci interessano le bambine. Sai perché non le abbiamo viste? Perché non ci interessano. Che carino. Mamma mia, non me ne ricordavo queste B. Non mi piace più. È indemoniata questa bambina. È come Anastasia. Non la vedo. Questa è impazzita nell'arco di un anno dentro un sacchetto. Ma com'è bianca? Portiamola al mare domani sta bambina. Sì, si chiama Bianca. È Bianca. Ok, buonanotte ragazzi, ciao. Dai Anastasia, voglio andare a dormire. Buttati tu nel sacchetto insieme ai bambini. Domani mattina ti vengo a riprendere. Dai, buonanotte, ciao, è stato bello. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate tantissimi like se vi piacciono tutte le bambole di Anastasia. Ciao. Ce l'hai già fatta vedere? No, lei no. Allora è la gemella di quella di prima, abbronzata.